Siamo pronti ancora una volta a cambiare argomento, dà anche ritmo, spazio alla musica. Come vedete lo studio è già pronto, una bellissima sorpresa, un viaggio affascinante, quello che vi proponiamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Ed ora spazio alla musica. Campagna Live, formazione nata nel 2011 grazie proprio all'interesse dei fondatori Anna ed Emilio verso le sonorità del Nord Europa e delle culture pagane. Un progetto che vi ha portato a realizzare veramente tantissime pubblicazioni, inediti, tanti i nuovi progetti di cui ci parlerete oggi. Innanzitutto ben trovati, è veramente un piacere grazie. Avervi con noi. Buongiorno. A voi. Buongiorno a tutti voi, a te in particolare, grazie per averci ospitato. Di nuovo. Sì. Un grande piacere e spazio oggi non solo alla musica ma anche al racconto. Dicevo, una formazione nata nel 2011. Emilio, tu sei un polistrumentista, allora ecco il perché di tutti questi strumenti, oltre alla fantastica, la bellissima arpa. Sai, un suono sempre così affascinante. Sì, anche se questa, io ci tengo a dirlo, non è quella che solitamente uso nei concerti. Questa è da, appunto, da spazi piccolini per cose più in acustico. Però sì, è la mia compagna, insomma, da, non lo so, dai tempi delle scuole medie. Io ho iniziato prestissimo a studiare arpa classica. Poi mi sono spostata sulla celtica perché mi piaceva il mondo della musica celtica e quindi poi sono andata avanti con questa. Però in questo caso non è musica celtica, ma è uno strumento della tradizione popolare che fa parte anche delle aree celtiche, portato in altri ambiti folk. Invece, Emilio, tu ovviamente da polistrumentista ci hai portato tanti e diversi strumenti che raccontano anche storie e culture differenti. Eh sì, questi sono tutti strumenti che abbiamo raccolto durante i nostri viaggi in Europa o durante incontri con persone, con musicisti particolari, speciali,
che ci hanno fatto conoscere tantissimi strumenti. Prima parlavamo del maestro Giuseppe Mauro, che con lui ho fatto un percorso, mi ha preso sotto la sua ala per la costruzione delle ance, delle cornamuse, delle zampogne e delle ciaramelle. Tutti gli altri strumenti che vedete, a parte queste due lire che sono state costruite da me, tutti gli altri sono strumenti raccolti durante i nostri viaggi in Europa. Quali sono stati costruiti da te? Questi. Queste due lire. Sono solo una piccola parte, abbiamo portato solo queste per far vedere in qualche modo gli antenati, quali erano gli antenati di questa qui, dell'arpa più grande. Insomma, quella appartiene all'area, mediterranea, quindi Grecia, Roma. Non nello specifico questo modello, perché era un po' diverso, aveva un guscio di tartaruga rivestito di pelle, una cosa abbastanza cruenta. Non ti piaceva questa idea, quindi no. L'avete costruito voi, l'ha costruito Emilio? Sì, l'ha costruito Emilio, rifacendosi su un modello dell'arpa greco-romana, e invece questa appartiene più o meno, richiama più o meno il modello di lira scandinava, quindi del nord Europa. Comunque del lato nord, sì. Questo è del lato sud dell'Europa e questo è del lato nord dell'Europa. Perché nel nostro percorso nord e sud molto spesso si uniscono attraverso appunto l'unione di diversi brani, di diverse sonorità, quindi poi alla fine Emilio ci ha preso gusto, ha cominciato anche a costruirli. Ha iniziato a costruirli. Gli altri, sì, ci dicevi invece, rappresentano un po' i tanti viaggi che avete fatto, perché in questi lunghi anni avete partecipato a numerose attività sul territorio nazionale e internazionale, a numerosi festival, progetti, live, sì, tantissimo, anche con importanti riconoscimenti. Io non me le ricordo. Troppa roba, abbiamo veramente fatto troppa roba. Qualcosa. Allora, raccontiamo tutto in diretta, noi ci siamo detti, ma per raccontare tutto quello che in questi anni avete realizzato è veramente complicato, avremmo bisogno di uno spazio o forse più di una puntata. Allora raccontiamo direttamente i tanti progetti che invece state portando avanti in questo periodo. Sì, in questo periodo, siamo proprio parte attiva di quello che sarà un seminario di cornamuse scozzesi che si terrà a breve a Summonte, di cui ne abbiamo già parlato con te in una scorsa puntata. E poi cosa c'è di più a parte il seminario? Racconta anche tu. Allora, abbiamo superato il periodo della pandemia, forse l'abbiamo superato. Acqua passata. E durante la pandemia praticamente siamo passati da essere una formazione in quattro a ritornare ad essere in due, perché poco prima della pandemia gli altri due elementi che componevano gli EMI hanno lasciato il progetto e quindi siamo ritornati ad essere in due. E ci siamo un attimo dovuti rinnovare in qualche maniera. Gli strumenti sono rimasti gli stessi, la musica è rimasta sempre quella del pagan folk, poi spiegheremo che cos'è sto pagan folk, però ci siamo avvicinati a nuove sonorità un pochino più elettroniche e questo è il nostro percorso attuale. Perché il pagan folk? Che cos'è e perché? Raccontiamolo agli amici che ci stanno seguendo. Allora, è un genere che nasce intorno agli anni 2000 più o meno in Olanda. Forse pure, sì, qualcosina prima. Anche prima, sì, però prima aveva un'altra tipologia di nome. Cioè, prende spunto da quelle che sono le sonorità del New Wave, della musica industrial, quindi di tutto quel panorama musicale anni 80 della Germania o comunque il lato sempre europeo più a nord. E poi a un certo punto c'è stata una band del panorama olandese dalla quale molti noi gruppi della scena attuale del pagan folk abbiamo preso spunto, e perché sono un'icona nel nostro ambiente, che a un certo punto hanno deciso di dare vita a questo pagan folk, che non è altro che tutto ciò che riguarda la musica folk che affonda le radici nel paganesimo antico, quindi magari si trattano tematiche sulla natura, sulle divinità, su quello che era, l'uso magico proprio della musica e delle parole anche in questo ambiente. Ed è nato il pagan folk. Gli inventori sono Iomnia, che è una band olandese, quindi noi saremo sempre grati che abbiamo a loro. Conosciuto, abbiamo ospitato, sì, a casa, sì, siamo diventati amici. Siamo però la cosa amici. Bella è che sì, è partito da là ufficialmente, sì,
Ma in realtà il maestro effettivo di Steve, cioè il fondatore degli Omnia, il leader degli Omnia e di Jenny, è un italiano che si trova qui a Castellammare di Stabia ed è Walter Maioli, grandissimo archeomusicologo. Lui ha cominciato in Olanda, lì si sono conosciuti in Olanda lui e Steve, facevano un percorso archeologico vero e proprio perché Steve è laureato in archeologia. Lì è cominciata tutta la storia della musica greco-romana. Walter Maioli ha fondato i Sinaulia, che sono attualmente vivi, vegeti, suonano, fanno proposizione di musica greco-romana a Castellammare di Stabia, Pompei e quant'altro. Sì, negli scavi archeologici principalmente, oppure durante i laboratori didattici. Quindi no, c'è stato un pochettino d'Italia nella fondazione di questo nuovo genere musicale. Ma io, come anticipavo, oggi la musica ci consente di spaziare nel tempo, nei luoghi, viaggiare, no? Di viaggiare in diversi territori molto lontani, ma che poi troviamo anche delle connessioni. E dicevamo, si arriva verso la sperimentazione di musica elettronica in sound più moderno. Io so che avete preparato qualcos'altro da farci ascoltare. Cosa avete scelto per noi? Allora, oggi punteremo principalmente su brani in acustico, perché come ti spiegavo anche prima della diretta, certo, noi adesso stiamo utilizzando delle basi create sempre da noi, quindi molto appunto che si rifanno i suoni della musica elettronica, e purtroppo qua non abbiamo potuto, diciamo, allestire tutto. Beh, vorrei raccontare anche l'attenzione che date ai vostri video. Ovviamente siamo live, Campania Live, tutto in diretta, quindi faremo ascoltare qualcosa in diretta, ma anche i vostri video veramente date grande attenzione anche al racconto. Sì, cerchiamo in qualche modo, perché col video, i video musicali sembrano immediati, però dietro c'è sempre un grande studio su come far arrivare quella cosa che volevi dire esattamente in quel modo, quindi sì, diventa un lavoro molto complicato. E noi siamo stati anche fortunati, perché soprattutto per il video che, diciamo, segna un po' il periodo di passaggio tra i vecchi Emian e i nuovi Emian, siamo molto grati a due ragazzi che sono di Sarno, che hanno lo studio Nubes, che è uno studio di produzione vera e propria di video musicali e anche di altro, di fotografia, che hanno abbracciato appieno il nostro progetto, anche perché siamo sulla stessa scia proprio anche di credenze, di, diciamo, di sentimenti verso gli antichi culti, insomma abbiamo i gusti in comune, quindi ci siamo incontrati e abbiamo dato vita a Ianue, che è questo videoclip che ha un po' segnato il passaggio tra la prima fase Emian e la seconda fase Emian. Infatti Ianue vuol dire proprio cancelli, cioè una fase di passaggio da un posto ad un altro, che possa essere fisico o spirituale. Sì. Voi avete pubblicato anche degli album, il brano che ascolteremo adesso è in quale fase è? Cosa racconta? Penso che facciamo un brano che non abbiamo ancora inserito in nessun album, o facciamo Olle? Sì. Noi non ci siamo consultati per fare la scaletta, quindi, ti dico la verità, quindi sarà tutto molto estemporaneo. Alzo un attimo per andare a prendere un altro strumentino. Decidiamo al momento cosa fare, ci regoliamo. E quindi questo è un brano della tradizione nordica, precisamente della svedese. Ed è suonato con questo strumento particolarissimo che magari assolutamente dopo Emilio potrà spiegare di cosa si tratta. Siamo curiosi, ti guardiamo con curiosità, vi lascio suonare come diceva Anna e poi ci racconterai anche come nasce questo strumento. Va bene. Thank you.
Yemian a Campania Live, allora ancora grazie. Io volevo raccontare i luoghi che avete visitato grazie alla vostra musica, in cui avete portato la vostra musica: Belgio, Germania, Olanda, Estonia. Veramente un viaggio importante, come dicevo, come ho più volte sottolineato, affascinante, che ci consente anche di raccontare quelle che erano le tradizioni, come queste tradizioni siano cambiate, si siano evolute nel tempo, ma di raccontare anche questi strumenti, perché ovviamente volevamo ascoltarti suonare, ma siamo curiosi di capire innanzitutto come si chiama, come nasce. Allora, questo qua, questo strumento si chiama nickel arpa, è un nome composto dalla parola nickel, harpa, sono tutte e due parole svedesi che vuol dire strumento a corde munito di chiavi. Cioè, le chiavi in questo caso sarebbero questi tassellini di legno che vanno a toccare le corde come dovrebbero fare le dita di una mano su una chitarra. E, è uno strumento tradizionale della Svezia, arriva dalla Svezia, anche se tutti i miei strumenti, o quasi tutti gli strumenti a corda e a corda sfregata, sono stati costruiti da un liutaio italiano che è Sergio Verna, grandissimo Sergio, che si trova a Biella. Quindi strumento svedese, però l'origine non si sa se sia svedese o italiana addirittura, perché la raffigurazione di questo strumento la possiamo trovare all'interno del Duomo di Siena, dove un piccolo angioletto suona questo strumentino qua, un po' più ridotto, con meno chiavi, e in Italia veniva chiamato viola d'amore a chiavi. Quindi in età medievale esisteva già, poi in Svezia e in altri posti tipo la Finlandia è rimasto. In Italia sono in pochi a suonarlo, io fortunatamente sono uno di questi, però gli altri hanno dei nomi molto più risonanti come Marco Ambrosini, anche Alice Petrin, anche, non lo so, non me ne vengono, ce ne sono tantissimi altri. Questo strumento in Svezia è rimasto. Si fa musica classica, si può fare musica barocca, si può fare musica folcloristica svedese. E in Italia fortunatamente sta riprendendo piede, quindi avremmo anche il nostro repertorio italiano ripreso e rifatto con questo strumento. Ci mostri come si suona? È molto semplice, cioè è imparentato con i violini e i violoncelli, quindi ci sono delle corde, quattro corde come sul violino, che però vengono azionate, vengono toccate da questi qua, questi tassellini di legno che si chiamano tangenti. E ogni tangente che tocca la corda che viene suonata emette un suono. Particolarità dello strumento che c'era negli strumenti di età medievale sono le corde di risonanza, le corde simpatiche, che sono delle corde che non vengono toccate, risuonano per simpatia, per associazione ad una nota che viene invece suonata realmente. Infatti stavo chiedendo perché si chiamano le corde simpatiche? Perché risuonano per simpatia. Per simpatia, quindi sono le corde simpatiche, che bello. Sì. Ma ci riusciresti a descrivere brevemente, perché sì, siamo curiosi, vediamo qui in studio tantissimi strumenti, vogliamo conoscerli. Allora, come dicevamo prima, io sono partito dallo studio delle cornamuse. Prima dell'esistenza di qualsiasi cornamusa, nel Mediterraneo, noi abbiamo la nostra zampogna. La zampogna deriva da, o potrebbe derivare da questo strumentino qua, da questi due strumentini, che sono gli aulos o le tibie. In Grecia c'erano gli aulos greci, che erano sempre formati da un pezzo di tubo, in questo caso, o in quel caso erano delle tibie di cervo, che venivano tornite a mano, scavate, veniva posta un'ancia doppia, come succede nelle attuali ciaramelle o nelle attuali cornamuse. Queste invece sono la riproduzione di due tibie romane, che i romani si sfastidiavano proprio perché erano romani, visto che i greci pensavano, riflettevano, cominciavano a fare delle cose un po' più minuziose, i romani sono un po' più sfastidiati. Non volevano queste cose minuziose. Quindi fecero uno strumentino molto molto più semplice rispetto agli aulos greci, lo copiarono fondamentalmente, ma invece di mettere l'ancia doppia ci misero un'ancia battente singola,
E questa qua è l'antenato praticamente della nostra zampogna, quello che vediamo nelle raffigurazioni dei vasi. Sì, è la tonalità di Vesuvius? No. Ah, mannaggia. E che, come dicevi, un osservatore attento avrà notato nei vasi, no? Nelle raffigurazioni che troviamo spesso nei siti archeologici. Sì, sì. In questo caso, come dicevamo prima, è uno strumento molto più semplice. Io ho avuto fino a poco tempo fa gli aulos costruiti da Marco Sciascia, che sono una ricostruzione degli aulos ritrovati all'interno della tomba del tuffatore di Pestum, consegnati a Pestum direttamente da Marco Sciascia. Quindi per la prima volta dopo 2000 anni un costruttore di aulos ha consegnato ad un suonatore di aulos degli strumenti lì dove sono nati, ed è stata un'emozione incredibile. E purtroppo non li ho portati, ho portato solo questi qua che sono un po' più semplici, perché quelli si devono accordare, ci vuole un po' più di fatica. Sì, ovviamente, Anna, è importante ricordare che sì, c'è un grande studio, una grande attenzione dietro questa musica, cioè non è possibile, in alcuni casi mi raccontavi, non è possibile, come ci spiegava anche adesso Emilio, non è possibile suonare così all'improvviso, in diretta, live, non si può. No, cioè, non so se ti ricordi la scorsa puntata con Mario, che anche lui ebbe quel minuto in cui di panico, in cui dice no, io ancora non mi sono accordato. Assolutamente, perché è importantissimo. È un aspetto fondamentale. Sì. Cioè, alcuni, mi dispiace dirlo, però ci sono alcuni musicisti che non so per quale motivo, forse per mancanza di attenzione, per... non lo so, spesso comunque nella musica folk si ritrova questo tipo di disattenzione, perché la musica classica deve essere preciso, perfetto, non puoi sgarrare da quella cosa, però nella musica folk purtroppo molto spesso si sentono gli strumenti scordati ed è una cosa bruttissima all'orecchio, e invece noi siamo un po' pignolini su questo fatto. Cioè, questo è un qualcosa che tu hai notato, che magari ovviamente la vostra presenza poi qui ci consente di raccontare anche alle tante persone che magari hanno già avuto modo di ascoltare un vostro concerto, di partecipare ad un festival in cui eravate presenti, di raccontare anche il dietro le quinte. No? Stiamo raccontando anche il dietro le quinte. Sei pronto a raccontarci ancora degli strumenti? Spiegaci. Sì, ma se possiamo fare una cosa e l'altra, dovrei essere multitasking, anche se sono un uomo, in questo cosa che non ci è molto avvezza. No. Allora, c'è da fare anche una piccola precisazione, nel senso che gli strumenti tradizionali di per sé, accordati o non accordati, hanno un loro temperamento, cioè una loro maniera che ha dato il costruttore durante proprio la costruzione dello strumento. Oggi non ci siamo più abituati, perché all'orecchio noi siamo abituati ad ascoltare la frequenza di La 440 con lo strumento che deve essere esattamente preciso, ogni nota deve spaccare lo zero dell'accordatore. In passato non era così, lo possiamo vedere con le cornamuse. Ogni foro della cornamusa, a parte pochissimi, come la tonica, come il La, per esempio, suonare su un bordone, che cosa vuol dire? Avere una nota fondamentale su cui si deve suonare. Il più delle volte, se tu hai una notazione dei fori che sono precisi, una nota che è precisa, cozza, non è simpatica, non va in simpatia con quella che è la nota del bordone, quindi all'orecchio può risultare sgradevole e stonato. Ecco, quindi c'è anche una spiegazione tecnica, nonché storica, rispetto alla nostra abitudine al suono. Sì, oggi. Sì, infatti noi non siamo più abituati ad ascoltare quel tipo di suono. Non ho uno strumento che abbia un temperamento differente da quello attuale del 440 Hz, quindi non ve lo posso far ascoltare, però vi ho portato un esempio di altri flautini. Questo è quello che conosciamo tutti, perché l'abbiamo studiato a scuola e l'abbiamo quello e l'abbiamo odiato. Qua già mi metti più in difficoltà.
Questa è la stessa identica cosa, solo che il fratello maggiore dovrebbe essere un tenore, questo qua, questo è il sopranino, poi ci sta il contralto che è in fa, il tenore, questo qua, poi ci sta il basso, e c'è una famiglia di flauti dolci, questo è quello che conosciamo tutti. Questo è il fratello maggiore. Poi ci spostiamo in altre zone dell'Europa, dove quello che ha dato origine a tutti questi flautini è questa cosa qua, che è un flauto a tre fori che accompagnava anche un tamburo, perché veniva suonato con due differenti mani. Con una mano si suonava questo flauto e con l'altra c'era un piccolo tamburello appeso che si percuoteva e si faceva ritmo e melodia. Questo flauto è un flauto armonico. E si poteva suonare benissimamente con una sola mano. Questo ha dato origine poi ai vari flauti a becco che conosciamo, flauti... Questo qua invece è un flauto che arriva dalla Bulgaria, non ha becco, è un flauto libero, è praticamente un tubo completamente cavo all'interno, che viene suonato con un'altra tecnica differente, che è la tecnica che fa parte dell'Est Europa ma anche dei paesi arabi. Praticamente si mettono le labbra come se si volesse fare un selfie, quindi un pochettino così... Non vorrei dire, però si perché mettono così. Fa il selfie così? Così, ok. Posa selfie. La famosa posa, la muso, quella cosa là, così. Quella posa là, gallina. Quella là. Si appoggia il flauto di traverso in maniera tale che abbia un angolo di 45 gradi. Questo è un altro esempio di flauto, ma ce ne sono a migliaia. Questo arriva dalla Romania. Questi, appunto, come dicevo, sono tutti strumenti che abbiamo raccolto nel corso dei nostri viaggi. È un altro flauto a becco, però un pochino particolare, ha un suono un po' più grave rispetto a quelli che avete ascoltato. E da qui possiamo passare alle cornamuse o quant'altro, oppure possiamo andare avanti a spiegare qualsiasi altra cosa. Assolutamente, è un viaggio non solo bello, interessante, perché io immagino gli amici che ci stanno seguendo a casa, se qualche bambino a quest'ora non è andato a scuola, magari avrà la possibilità di rivederci in versione on demand dal sito 800.tv. Ecco il flauto che tutti dovete studiare a scuola, ecco le origini e anche le diverse, no, opportunità e le diverse proposte nei tanti paesi. Avete ancora un brano per noi? Quale? Cornamusa? Cornamusa. Ok, facciamo però ascoltare. Breve. Molto breve. Questa, nella scorsa puntata, ve l'ha fatta conoscere il mio maestro di cornamusa, che è Mario Tommasone, lo ricordiamo. Starà storcendo il naso alla parola maestro, io lo sto vedendo, lo sto visualizzando. Lo stai immaginando, ti sta seguendo. È appena tornato da una rievocazione che c'è stata in Spagna del 2 de Mayo fino al 5 de Mayo, una rievocazione napoleonica dove lui ha suonato la cornamusa scozzese. Questa qua è la sorellina piccola della cornamusa scozzese grande, quindi small pipe. E vi facciamo ascoltare un brano della tradizione scozzese che si intitola Pipe Major Donald MacLean of Lewis, cioè un brano dedicato a questo grandissimo suonatore di cornamusa, Donald MacLean. Penso di sì. Solo il primo giro. Thank you.
Complimenti, complimenti, perché io vi osservavo, penso che anche chi ci sta seguendo da casa abbia notato il confronto celere, l'armonia degli strumenti nell'organizzarsi per armonizzare anche diversi suoni, suoni che ci hanno condotto veramente in un viaggio molto affascinante. Io vi chiedo di restare con noi, salutiamo insieme e concludiamo insieme questa puntata, ma come di consueto c'è un appuntamento con l'anteprima di quelli che saranno gli appuntamenti in onda questa sera. Anche questa sera sul canale 16 c'è tanto sport, torna un appuntamento sempre molto molto seguito con la nostra Sonia Lantella, c'è 8 gol, ce ne parla per l'anteprima il nostro Ivan Calabrese. Ivan, buongiorno. Ciao Imma, buongiorno, è un piacere essere qui con te. Raccontaci tutto, l'appuntamento di questa sera, come sempre alle 20.30, mi confermi l'orario? Sì, eccezionalmente di martedì alle 20.30, di solito 8 gol viene trasmesso il lunedì alle 20.30, questa settimana c'è questo cambiamento con il Benevento che attende questo esordio nei playoff attesissimo tra esattamente una settimana, perché la prima partita dei giallorossi è fissata al prossimo 14 maggio, l'avversaria si conoscerà soltanto domenica, quindi è ancora tutto da decifrare, da decidere. Si analizzerà questo nel corso di 8 gol, un po' quello che è il momento della compagine di Gaetano Otelli, che è reduce da un intenso ritiro svolto a Roma la settimana scorsa, ieri ha ripreso la preparazione e stasera nel corso di 8 gol c'è un ospite speciale, perché ci sarà negli studi di 8 Channel l'estremo difensore in esclusiva Alberto Paleari, quindi con lui si potrà analizzare il momento del Benevento, ciò che è successo a Roma e come sta la squadra in vista dell'esordio nei playoff che, ripeto, ci sarà il 14 maggio. Non solo Paleari, in studio anche Luigi Trusio, giornalista, volto noto di 8 gol, e anche Giancarlo Zotti, che è un ex attaccante del Benevento negli anni 80, quindi non mancheranno inoltre i servizi, l'interazione da casa attraverso WhatsApp, la messaggistica, insomma sarà una serata piuttosto ricca per analizzare il momento del Benevento in vista dei playoff. In materia. Anche la messaggistica, quindi la possibilità anche ancora una volta per il pubblico di intervenire, di commentare quella che mi sembra di capire una settimana di grande attesa. Sì, grande attesa, perché il Benevento parte da questi playoff con tanta voglia di fare bene. In città c'è un po' di rammarico per come è andato il campionato, perché ovviamente i tifosi sono esigenti e cercano di chiudere in un posizionamento migliore. Il Benevento ha chiuso al terzo posto, i tifosi volevano qualcosina in più dopo la retrocessione dello scorso anno, però nei playoff tutto è possibile, è una lotteria, ci sono 28 squadre in partenza, stasera tra l'altro ci sarà il primo turno e quindi sarà uno spareggio tutto da vivere. Il Benevento parte dagli ottavi di finale come testa di serie, quindi partirà in trasferta per poi giocare il ritorno in casa con possibilità di accedere al secondo turno nazionale. Insomma, ripeto, saranno partite molto combattute, accese, i tifosi le stanno aspettando, vogliono sostenere il Benevento in questa fase molto importante della stagione, che deciderà ovviamente quello che è il futuro della squadra. E allora Ivan, io ti ringrazio per essere stato con noi, ricordiamo insieme l'appuntamento questa sera eccezionalmente di martedì, 8 gol come sempre alle 20.30 sul canale 16 con la nostra Sonia Lantella, che salutiamo, così come saluto e ringrazio te per essere stato con noi. Grazie, buon proseguimento e buona giornata. E allora, ovviamente spazio a tanto sport questa sera, ma questa mattina un viaggio attraverso la musica, quello che vi abbiamo proposto, per cui voglio ancora ringraziare Anna ed Emilio, ricordare l'appuntamento con la SIC che vi vedrà anche in questo caso protagonisti. Sì.
Sì, sì, no. Insomma, siamo un po' più dietro le quinte. Sarà tipo studente dei due insegnanti. Sì, che non... farò il co-organizzatore e sì, lo studente nello stesso tempo, quindi speriamo sì. che il tempo, come si dice in questi avevi casi... garantito di essere multitasking. Sì. Invece, come ti accennavo l'altra volta, mi occuperò soltanto di fare la segretaria, di gestire i social, tutte le cose che faranno e poi di suonare, sì, e di suonare nella banda, perché io sono anche la gran cassa nella banda scozzese. Di Borbonian Bagpipes and Drums, mai non riesco nemmeno a dirlo. Una bass drummer più bella, nessuna banda di cornamuse scozzesi ha una bass drummer. Non è così. Vero, assolutamente, assolutamente. Anna, ci sono altri progetti, altri impegni sì. che vogliamo ricordare? Sì, avremo dei live prossimamente, insomma, a partire da oddio, c'è un vuoto da maggio, però non staremo in zona, staremo in Francia. Abbiamo 23, due live in Francia, il 23 il 25. Saremo in Francia, sì. il 23 a Lille e il 25 vicino a Nantes per un festival che ci troverà protagonisti con gruppi come i Fintroll, Trobar de Morte, o Emian e tantissimi altri gruppi del panorama sia folk sia metal europeo. Sì, e allora grazie. Poi qualche altra data in zona, se le persone seguiranno i nostri social potranno saperlo. E noi vi seguiremo sicuramente. Grazie Anna ed Emilio di Emian per essere stati con noi. Grazie Emma, grazie a tutto lo staff di 8 Channel, grazie. Io ringrazio come sempre voi, ci rivediamo domani puntuali su Canale 16 a partire dalle ore 9.